a tutti, come avete visto mi sono messa le scarpe, mi sto allenando a casa da un paio di giorni perché qui il tempo è pessimo e io soffro molto il freddo, non tanto sul corpo quanto sul viso. E dovrebbe iniziare a nevicare in realtà perché oggi è il 1° di dicembre, vi faccio vedere la mia fascia in ginocchio, è veramente fantastica. Il 1° di dicembre e sono previste precipitazioni nevose in quel di Torino, ma finora non abbiamo visto niente. Quindi vediamo che cosa succederà. Nel frattempo mi dedico a un po' di allenamento. A lavorare e brucio però un po' di quest'olio che ho preso in India, Neoveda Om. Om è il modo con il quale si può scrivere in lettere espresse appunto il mantra Om. Allora, adesso sto andando a lezione di pole dance che inizia alle 6. E quindi mi avvio lentamente, in realtà con calma, perché durante tutta la giornata non faccio altro che correre a destra e a sinistra, anche solo con la mente, da un impegno all'altro, e quindi adesso vado a lezione di pole dance con Noemi. E poi successivamente avrò io lezione di yoga, questa sera di Yoga Core, Core Strength Vinyasa Yoga, nel centro Shantapani School di Torino. Ok, ho finito lezione di pole dance, adesso sono nel mio centro. Tra circa mezz'ora inizierà la lezione di Core Strength Vinyasa Yoga. E intanto vi faccio vedere un po' le cose che forse non avevate ancora visto del centro, perché ho aggiunto due cosine nuovine. E con l'entrata della sciala, appunto, non ricordo se aveste già visto la targa Relax. All'entrata appunto della sciala, che è la sala dove si pratica, questa è la sala della pratica. Come vedete, il telecomando abbandonato lì perché quando vado via in genere mi dedico un attimo a fare i miei esercizi e poi vado via. Questa è nuova, Breathe. E adesso dovrò cambiare le decorazioni della pugia per l'inverno. Siamo in autunno, quindi vanno ancora bene. Poi in realtà prima delle feste, quindi credo la settimana prossima, cambierò queste foglie e metterò quelle invernali e niente. Poi la sciala è rimasta molto simile all'ultimo video, ho spostato solo il comune e questa è l'entrata come al solito. Con queste parole di luce che nessuno prende mai, sono degli aforismi, ad esempio ne prendiamo uno a caso, questo sopra. Dona chi ami, ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Quindi sono degli aforismi che essenzialmente si possono prendere
per se stessi o per qualcun altro. E questi sono invece i nostri borsellini a offerta libera, porta, mala oppure porta monete o quello che si vuole. Ok, ho finito di fare lezione, sono le 9 passate. Sì, sono le 9 e un quarto. Abbiamo fatto lezione di Core Strength Vinyasa Yoga. Dietro di me vedete il mio amatissimo centro. E adesso è ora di tornare a casa perché anche questa giornata volge al termine. Adesso si cena e poi si va a fare la nanna perché anche domani mattina mi devo svegliare. Ho del lavoro da fare, delle commissioni, perché invece domani pomeriggio mi vedo con le due Marie. Tutti, oggi è sabato 2 dicembre, a Torino ha nevicato poco, potete vedere che c'è un po' di neve. Sono andata in posta a spedire un pacchetto per lo swap di Natale di un gruppo a cui sono iscritta e adesso torno a casa. Oggi andrò a Lingotto con Giulia e Edo, che vi farò ovviamente vedere, conoscete già entrambi, ma sono sempre graditi ospiti dei video di Dixie La Rouge. Guardate che bello il mio ombrellino. Vede la forma di cuscino, perfetto. Sono tornata a casa e la neve, la pioggia mi ha sconvolto i capelli. Adesso torno alla mia postazione di lavoro perché anche oggi devo lavorare. Vedete la solita stanza dove vedete che faccio le foto di Instagram, quello del divano dove a volte faccio le riprese dei video. Questo è Keanu, il sottomondo che piange. Vi faccio vedere anche il mio computer. Il mio computer è un MacBook Air da 13 pollici che ha diversi anni, del 2011 oramai, ma funziona benissimo. L'ho aggiornato al sistema operativo più recente, gli ho anche aggiunto della RAM, per cui va ottimamente. Come vedete, qui fuori si vede che ha nevicato, non stiamo dicendo cose a caso, e non ha nevicato tantissimo però perché appunto per terra la neve non si è fermata. Sto registrando per il nostro Quindi posso Vlogmas muovermi. con Giulia e Edo che tornano ai nostri video ogni tanto. Ciao! Come state? Guardate, Aspetta, mi Giulia, sento più indiana. ti sento più indiano. Hai i nuovi orecchini? Sono omaggio. Ho preso il veggie burger, qua abbiamo una cotoletta e qui un non meglio identificato hamburger con dentro Gigante. tutto lo scibile esistente. Se c'era un animale lì Esatto, se dentro. c'era un animale nei Mi ha detto paraggi dimmi quello come lo vuoi e te lo finito lì faccio, però dentro. piccolo era la prima cosa secondo Quindi siamo a 8 galle, potete vedere bambini che vanno su automobiline a forma di animale, Giulia che mangia in maniera delicata, Edo, e io non vi faccio vedere perché non sto ancora mangiando. Sono andata in bagno ed è stata un'esperienza mistica, quindi adesso inizieremo a mangiare. Ok, stiamo guardando le bancarelle di Natale a 8 galle, c'è anche Giulia. Ciao Giulia! Giulia che è anche conosciuta come colei che tocca la roba sulle bancarelle. Ve la ricordate dal video di manualmente. Vedete anche me, la mia bella faccia? Salve! E alle bancarelle di Natale, dentro 8 Gallery. Edo è dietro di noi che parla al telefono, vedete, tipo Paolini. Stiamo facendo un giro, io sono un po' sconvolta.